Ciao ragazzi, come avete visto dal titolo parlerò brevemente della Games Week 2013. Oggi è venerdì 25, quindi è il primo giorno. Sono andata questa mattina, c'era da morire praticamente. Allora io sono arrivata circa alle 10 meno 20, cioè vabbè, la coda già da fuori, da sotto praticamente d'entrata proprio direttamente fino sopra. E praticamente questa mattina c'era questa novità che allo stand dell'Activision regalavano i primi 500 che provavano il gioco, cioè che provavano Call of Duty Ghost, regalavano la Prestige Edition. C'era un disastro. Cioè io sono arrivata proprio nel momento in cui praticamente hanno quasi abbattuto un pezzo dello stand perché c'era gente che faceva casino. Poi, beh, li hanno allontanati, poi li hanno fatti ritornare, cioè fatto sta che le file non venivano rispettate, cioè io dalle 10 meno 20 che ero lì appunto sono passata all'una passata, quindi è tipo quando sono passata io ce n'erano più solo 12 più o meno da assegnare ancora di queste Prestige Edition. Comunque ce l'ho fatta e ho il mio fantastico cartellino che attesta uno dei 500. Praticamente verrà poi spedita a casa questa speciale edizione. Qui vi leggo che c'è scritto: congratulazioni, sei uno dei primi 500 italiani a provare Call of Duty Ghost, che in realtà non è stato così perché metà stand l'hanno sfasciato e hanno fatto anche saltare la corrente dentro, quindi hanno dovuto chiuderlo. L'altra metà, tipo le ultime persone, compresa me e altri due o tre gruppi prima di me, ci hanno detto che non era più possibile provare il gioco. Il motivo non ce l'hanno detto, comunque, niente. Vabbè, qui apprezziamo moltissimo l'entusiasmo dei nostri fan e vogliamo premiare la tua passione e la tua dedizione con una copia gratuita della Prestige Edition di Call of Duty Ghost. E praticamente questa Prestige Edition arriverà poi a casa tramite corriere entro 180 giorni, quindi 3 mesi. Facciamo anche 6. Si è sbagliato il conto, ormai sono cotta, cioè dalle 7 che ho preso il treno, ho dormito un'ora e mezza questa notte. Poi appunto tutte queste ore di coda, quindi appunto gli altri stand non è che li ho visti benissimo. Però, cioè, c'era un mio amico che mentre io stavo facendo appunto qua la coda ha fatto il giro dappertutto, non è riuscito a prendere nessun gadget. Cioè, quindi peggio dell'anno scorso, a quanto pare. Che già dicevano che l'anno scorso c'era poca roba. Cioè, io perlomeno avevo preso delle spille di God of War, Rocksmith, un mazzo di carte degli Skylanders alla PS3, un laccetto sempre da mettere al collo della PS3. Poi vabbè, avevo tipo fregato al GameStop l'espositore, la scritta di Assassin's Creed 3. Però boh, quest'anno c'è proprio gadget, niente. Nulla di nulla. Non so se è stato il mio amico che non ha visto. Cioè io comunque ho fatto un giro poi dopo così alla veloce perché non ne potevo più. Però appunto non davano niente. Tranne le tipe della Milka che passavano a lasciare questa novità che non c'entra niente con la Games Week. Ecco, l'unico gadget, se così si può dire, è che sono passata allo stand di EveryEye, siccome sono iscritta al forum, quindi mi hanno dato la maglietta che po si poteva scegliere tra la grafica della PS4 o della Xbox One. Io ho scelto quella della PS4. Per il resto, appunto, non ho nemmeno provato la PS4 o la Xbox One. C'era troppo casino. Cioè, più che casino, cioè non è che ci fosse stato tanto casino, però ero stravolta dalle ore eterne di coda con gente che si imbucava, gente che faceva casino, quindi la facevano passare così. Cioè, alla fine io e un altro gruppo di 5-6 ragazzi, appunto, abbiamo aspettato 3 ore e mezza, anche di più. Perché appunto c'era gente che passava davanti, proprio quando hanno buttato quasi giù mezzo stand, hanno chiamato quelli della sicurezza, della vigilanza, quindi quelli della vigilanza facevano entrare chi volevano e non rispettavano più la fila. Quindi per fortuna, se
si ringrazia una santa ragazza che ha detto che io e questi altri 4-5 ragazzi eravamo prima di altra gente, quindi ci hanno fatto poi passare. Invece di far passare gli ultimi, che ovviamente dicevano che loro erano arrivati per primi, tipo che erano arrivati a mezzogiorno o l'una e pretendevano di passare. Cioè, come al solito la correttezza della gente non esiste. Quindi la mia impressione quest'anno non è tanto positiva. Cioè, dico, per fortuna che non ho pagato l'ingresso perché ho vinto il biglietto grazie a una pagina di Facebook, Kingdom Games, un nome così. Quindi non mi lamento più di tanto, diciamo. Boh, non so se terranno questi gadget per sabato e domenica, quindi oggi siano stati un po' con le braccine corte. Cioè, sì, hanno lanciato dei gadget, tipo mi pare qualcosa dei Pokémon dallo stand della Nintendo. Però negli altri stand, cioè da andare lì e prendere qualcosa, non c'era niente. Per i giochi c'erano sì delle file da fare. Però non una cosa mostruosa. Cioè, questa mattina erano tutti concentrati su Code. Sì, è un gatto. Questa cosa qua che vedete è strana. Vi saluta. Si chiama Olivia. Ciao. E niente. Farò un unboxing, siccome ho trovato un'occasione, già che ero a Milano. Ho trovato un tizio che mi ha venduto il 3DS XL edizione limitata di Pikachu, ancora in cellofanato, con i sigilli e tutto, quindi farò poi questo unboxing. Per il resto è tutto. E sono una femmina, visto che qualcuno nei miei precedenti video non l'aveva capito. E quindi ciao!